Ciao, bentornato al programma TV di oggi con notizie come, una nuova bufera rischia di scatenarsi dopo alcune accuse contro la conduttrice Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne. Le ultime puntate andate in onda di Uomini e Donne si sono rivelate particolarmente movimentate. Ci sono stati infatti alcuni addii clamorosi ma anche una scoperta del tutto inaspettata. Coinvolto in questa storia il cronista Federico Dainese che in studio si è ritrovato a dover fare i conti con una foto shock. La redazione ha deciso di mandare in onda l'esterna di Federico con la corteggiatrice Noemi. Al termine, proprio la ragazza ha deciso di prendere in mano la situazione ed ha rivelato a tutti di non essere presa da lui e di voler abbandonare lo studio. A quel punto la conduttrice ha chiesto alla ragazza di essere sincera ma di fronte all'ennesima bugia ha deciso di mostrare a tutti una foto di Noemi intenta a baciare un altro ragazzo. La corteggiatrice ha così lasciato lo studio tra le polemiche ma attraverso i social ha lanciato una pesante accusa al format. Maria De Filippi, la corteggiatrice Noemi all'attacco, è successo dietro le quinte. Dallo studio, dal pubblico e dai social in poche ore sono arrivate accuse pesantissime contro Noemi. L'ex corteggiatrice è stata accusa di aver finto, mentito e di aver fatto una figura imbarazzante al centro dello studio. Secondo i telespettatori bastava essere più sincera e raccontare la verità sui suoi sentimenti. L'ex corteggiatrice ha per questo deciso di rompere il silenzio lasciandosi andare ad alcune dichiarazioni molto forti, volevo fare chiarezza visto che ho dovuto aspettare per privacy. La redazione sapeva che volessi andare via dal programma già da più di 2 settimane però non mi facevano chiarire con Federico quindi stavo conducendo la mia vita normalmente. La mia coscienza è pulita. Mi sono fatta prendere dalla preoccupazione e non sono riuscita a parlare. Noemi ha quindi voluto dare tutta la responsabilità alla redazione che per 2 settimane non le avrebbe permesso di mettere in chiaro la sua posizione. L'ex corteggiatrice in un secondo momento è intervenuta per chiarire di non avere intenzioni di diffamare la redazione che avrebbe rimandato il confronto tra i due solo per motivi tecnici e per dare la precedenza ad altri protagonisti. Queste scuse potrebbero però non bastare in quanto le parole dell'ormai ex corteggiatrice di Federico rischiano di scatenare l'ennesima polemica contro il programma di punta del pomeriggio di Canale 5 e di Casa Mediaset. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Oh, and so, 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 oh, and so